Una ridistribuzione del reddito dal lavoro al capitale, è vero, c'è stata in tutto il mondo. Perché? Perché sono cambiate le tecnologie, perché il commercio internazionale l'ha creato. Però in alcuni paesi che hanno avuto un mercato del lavoro più flessibile, migliore scuola, migliori servizi, meno tasse, eccetera, eccetera, quella ridistribuzione, guarda caso, è stata molto inferiore alla nostra. In Italia abbiamo distrutto l'impresa perché e allo stesso tempo distrutto il reddito da lavoro. La precarietà nel pensa lavoro. A casa, pensa, ma la precarietà c'è vive? In tutto il mondo, la precarietà è una bella cosa alla fine, ma so dove vivo. Sì, la precarietà è una cosa utile nel mondo che cambia. Lei ha fatto lo sono stato per 14 stato. Anni, certo. Sì, sì. Lo sono stato per 14 finisca, anni. Finisca, professor Boldrin, poi... Guarda, non so, vuole fare una questione personale, io ho fatto il precario da quando avevo 14 anni a 27 che me ne sono andato e poi ho fatto il precario fino ai 35. Se lei chiede a qualsiasi persona cosa farà da grande, le risponde il precario. Rischi, Landini, lascia stare, parli di un mondo che non esiste più, c'hai la testa fissa in un mondo. Allora vi fermo, vi fermo, vi fermo.